Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi voglio far vedere gli ultimi acquisti che ho fatto, diciamo da dicembre fino adesso, di Pandora. Se mi avete seguito, se mi seguite su Instagram, avete già visto la maggior parte di queste cose perché appunto vi avevo fatto i vari reel quando ricevevo i pacchi con gli ultimi 3x2. Ma se appunto non mi seguite su Instagram, vi faccio il video anche qua. Prima di farvi vedere il tutto, però, vi volevo chiedere un grande favore. Io da settimana prossima voglio iniziare a fare dei mini video tutorial, ma mini, 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 perché altrimenti lo so, i miei tutorial sono lunghissimi perché poi mi disperdo nel parlare di tutto e essere più specifica e precisa possibile. Ma mi rendo conto che molte volte i video lunghi vengono skippati e poi mi ritrovo con le stesse domande dove appunto rispondo in questi video in direct di Instagram oppure sotto nei commenti dei video. Quindi sono qua per chiedervi che video tutorial di Pandora vi interessa? Tipo come avevo già fatto e come ho intenzione di rifare in breve, quindi saranno tipo dei video. Se riesco a stare nei 5 minuti sarebbe il top per farvi capire proprio l'entità della sintesi, tipo la pulizia, tipo la scelta della misura, tipo cosa servono le clip, eccetera. Quindi se avete delle richieste di questo tipo di tutorial brevi, scrivetemele giù nei commenti in modo tale così da riuscire a organizzarmi e registrare man mano tutti i vari tutorial. Adesso invece vi voglio far vedere appunto che cosa ho acquistato, come sto organizzando un po' il tutto. Ah, non vi faccio vedere come sto organizzando un po' il tutto se è un po' così abbozzato, perché alcune cose non mi convincono per niente e quindi sto aspettando altre cose che poi vedrete. Sposto un attimo i charm e i bracciali perché sicuramente, occhio lungo, avete notato questi. Sono i nuovi anelli che ho preso. Il primo anello che ho voluto prendere con il 3x2, che era uscito ora della fine, è questo qua, è l'anello con le due margherite. Devo ammettere, questo anello l'avevo pensato per incastrarlo con degli altri anelli, quindi magari con degli altri fiori, con l'uccellino, eccetera. Ma per la forma che ha non è per niente facile adattarlo, perché pensavo magari di incastrarlo qua, di metterlo in mezzo. No, non è per niente facile, quindi dovrei mettere tutto il resto da queste parti o da queste parti, cioè esternamente. È molto scenografico perché, come vedete, riempie bene la mano. Sicuramente con degli altri anelli a tema fiori e primavera ci sta molto bene, però non riesco a fare quello che volevo fare per ora. Poi magari mi sto lì, ci lavoro un po' con tutti gli anelli che ho e riesco a trovare la sua collocazione giusta con degli altri anelli, appunto, e con delle altre composizioni. È molto molto bello perché, appunto, come vedete, ci sono tutti questi zirconi sulle margherite. Sono le classiche margherite di Pandora, una è grande e una è piccola, e già di suo fa una bellissima scena. Dicevo, con altri anelli, sempre con i fiori, diventa una bellissima mano primaverile, bellissima se vanno a posto tutte le varie rotture che ho della pelle in mezzo alle dita, vabbè, ma quello è un altro paio di maniche. Per San Valentino vi avevo detto, vi avevo rimandato appunto su Instagram che avevo acquistato questi anelli, gli anellini, quelli di appunto San Valentino, e ne avevo presi tre. Vi avevo già detto tutto nel video di lunedì scorso, se non sbaglio, o di venerdì, vabbè. Come vedete, singolarmente sono molto molto piccolini, però Pandora, come vi ho detto, è geniale perché ha fatto questa sorta di forma che vanno ad incastrarsi tra di loro. E quindi ho pensato che prenderne tre è la cosa migliore. Ovviamente adesso li ho messi così, però ci entrano, non è che non ci entrano. Ecco, questi qua sono gli anelli. Vi dicevo anche di notare la O sul bordo della pietra brunita perché è fatta molto bene. Sono super brillanti, ovviamente uno con lo zircone e uno con il cristallo rosso ciliegia. Ne ho preso un altro bianco perché mi piaceva farne due bianchi e uno rosso, però niente vi vieta di prenderne tutti e tre bianchi, tutti e tre rossi, due rossi e uno bianco, eccetera. Questi anelli mi piace appunto indossarli e vi avevo fatto vedere appunto anche su Instagram quando vi avevo rimandato lì in questo modo, cioè facendo questo incastro a tre, cioè l'avevo pensato così. E così è come li porto.
però non è per niente scontato anche magari prenderne due e fare questa sorta di intreccio, tipo così, che mi piace anche questa cosa che non combaciano, oppure farli combaciare, cioè al contrario. O ancora metterne uno girato e uno dritto, quindi avere quest'altra composizione che è diversa dall'altra, dalla prima, perché questo, il primo anello, è girato dall'altra parte, la pietra del primo anello è girata dall'altra parte. Devo dire che a me piace molto la versione fatta così, questa, e ovviamente, come la porto io, mi piace la linea in diagonale con tutte le pietre orientate nello stesso modo, quindi in questo modo. Poi, ultimo acquisto, salto da palo in frasca, ultimo acquisto fatto questa settimana, non col 3x2. Mi sono sempre piaciuti questi anelli, li ho visti insieme, non mi sono piaciuti niente. Sono questi tre, sono usciti da un bel po'. Mi piacevano proprio i significati delle pietre, perché sì, Pandora le ha rifatte e in questi anelli hanno scritto tipo bosco, roba varia, ecco, più miele, c'era un altro pietra color miele e così, ok. Ma in realtà sono le pietre del mese, cioè sono le stesse pietre del mese che vengono girate, rigirate, gli stessi colori che vengono girati, rigirati per fare queste nuove collezioni, ma non sono nient'altro che come colorazioni, ecco, come colorazioni non sono nient'altro che le classiche pietre del mese di Pandora. Quindi ho voluto prendere la pietra di dicembre, ovviamente, la pietra di agosto e la pietra di ottobre. Dovrebbe essere ottobre questa qua, perché le altre erano più rosa e questa qua mi sembrava quella più il color cipria che c'era, perché ottobre ha quella colorazione un po' cipria. Comunque, questi qua sono questi altri tre anelli e li ho presi di una misura ovviamente che sono abbastanza grandi da permettermi di fare anche queste cose qua, cioè di passarli sull'indice e sul pollice. Da solo questo anello su questo dito ovviamente è un pochino larghino, beh, diciamo che ci può stare, però ovviamente mettendone più di uno il dito da questa parte diventa più largo, e quindi tenete conto anche questo se fate ordini online che l'anello che vi sta qua perfetto, stretto, se ne mettete più di uno dovete prendere delle misure in più. Questa è una misura in più proprio per fare l'aggiunta degli altri due, però anche così questi anelli devo dire che ci stanno molto molto bene. Non escludo di prenderne altri perché mi piacciono, sono leggeri, semplici. La pietra è in cabochon, sto cercando di sfilarlo ma va bene. La pietra in cabochon, vedete, è tonda, non è sfaccettata, tutte le pietre sono cabochon tonde. E hanno queste sferettine in argento nella parte alta che vanno dalla più grande alla più piccola, e la parte sottostante è tutta in argento. Questo permette di avere più facilità nell'indosso, cioè non abbiamo tutte le paranoie dello shine, del rose, eccetera, eccetera. Poi, 3x2 ancora vecchio, ho comprato appunto quell'anello e avevo deciso di prendere. Sentite che casino, avevo deciso di prendere questa pallina, che è la pallina di Natale del 2019. Non ho preso ovviamente quella del 2020, anche perché sono stati furbissimi e l'hanno messa già in saldo. Beh, vorrei vedere chi se la vuole ricordare il 2020, ma questo qua era bellissimo, proprio bello. È bella massiccia, bella piena, bella pesante. Ha questa smaltatura blu notte. Qua c'è una piccola stellina in argento. La cosa bella è l'anellino che va intorno al bracciale, che non è un anellino classico, ma è proprio il gancetto delle palline dell'albero di Natale, vedete? Proprio bella, bella, bella. Ci sono tutti gli zirconi su questa trama a forma di fiore, tranne sul fondo, che non so perché, ma questi due petali di questo fiore sono totalmente lisci, quindi boh, non lo so perché. Il centro di ogni fiorellino, dove si incrociano questi chicchi di riso, diciamo, questi petali, ha una piccola sferettina in argento. Oltre a questo, avevo preso anche, mi mancava, ho tutta la band, mi mancava Bella Bot,
canterina, bella botta con il microfono. Quindi l'ho voluto aggiungere proprio perché quando erano usciti, non so se vi ricordate, vi ho fatto una capatanta. Nel 2018, no, 2019, sì, 2019, vi ho fatto una capa tanta dicendovi appunto, ma perché da noi non sono usciti, perché no, perché no. Poi sono usciti da noi, sono corsa a comprarli perché mi piacevano un sacco questi animaletti suonerini, canterini, la band. E adesso, visto che sono andati tutti in saldo, e ovviamente non avevo preso lei e l'ho voluta prendere ora. Questa bella botta rispetto alle altre non ha il collo snodabile e neanche le manine, ma solo i piedi che si muovono. È abbastanza punk, anzi è molto punk. Ha gli scarponcini smaltati in nero, ha la cintura con le borchie e i dettagli, tra virgolette, in pelle nera. Questo fiocchettino rosa, che è un rosa intenso, non è un rosa ciliegia, ma un rosa intenso, ha anche il collarino con le borchie. Però ragazzi, come vi dicevo, le braccia e la testa rispetto alla bella botte classica non si muovono, forse è anche meglio così, c'è meno rischio di rottura. E in mano da questa parte ha ovviamente il suo microfono con tutte queste micro borchettine per dare quella sensazione di brillantezza, o comunque sapete, no, i microfoni, la retina che hanno sopra un pochino brilla, quindi hanno cercato di fare questa sorta di trama. Ed è molto molto carina, mi è piaciuta. Ha anche la gonna, ha questi plissé, e anche qua sulla maglietta in alto c'è un cuoricino con la freccia inciso. Cioè, sono delle piccole, le solite piccole minuterie che fanno apprezzare ancora di più questi charm. Quindi questo è rimasto così, ha avuto appunto questo spostamento. Penso che questo rimarrà così, e che è il mio bracciale estivo che per ora metto via e tengo via. Poi ho voluto prendere anche il fuoco d'artificio. Fuoco d'artificio, non so di che collezione sia, forse 2 anni fa, se non sbaglio, perché volevo abbinarlo sul bracciale, questo qua a tema inverno. E avevo da questa parte questo charm con il centro rosso. Come vedete, ha i colori del blu e del bianco. Il fuoco d'artificio ovviamente ricorda l'inverno, perché quando facciamo i fuochi d'artificio è il cambio dell'anno, quindi direi che questo va perfetto in questo punto. Ah, ho fatto anche un cambio di bracciale, se siete attenti. Praticamente, invece di quello con la scritta Love e il cuoricino pendente, ho voluto mettere questo con il barilotto blu, che secondo me ci sta molto meglio e mi ha dato questo suggerimento Pacio, quindi grazie Pacio per questa dritta che direi che è perfetta. Gli ho inserito qua ovviamente la catenina di sicurezza, quella che vi ho fatto vedere, che ho preso con il 3x2, sempre lune stelle, perché ovviamente qua ci sono le lune e le stelle, quindi richiama un po' il tema del bracciale. Ma il bello è proprio questo, stiamo guardando questo charm, che ha un po' la struttura del vecchio fuoco di neve, cioè per collegare il fuoco d'artificio davanti e dietro hanno fatto queste scanalature. Devo dire, non mi dispiacciono, perché il charm risulta più bombato rispetto al fuoco di neve, che è più piatto, quindi sembra un pochino più tondo. Ma mi piace tanto questa scelta di fare le pietre blu centrali, che è esattamente uguale alla chiusura, quello del bracciale rigido con il fiocco di neve che regalavano appunto per il Natale 2018. Però questo qua ha i cristalli blu di varie dimensioni da entrambi i lati, mentre nel bracciale solo da una parte, perché dall'altra aveva le borchie, ci sono gli zirconi bianchi, e qualche linea del fuoco d'artificio è tutto in argento. Questo bracciale invece è in costruzione, quindi non penso, no, non ve lo faccio vedere definitivamente tutto, perché c'è qualcosa che non mi gira e quindi devo ancora capire bene come metterlo. Però ho messo qua questi charm. Allora, il primo che ho voluto prendere è questo, sempre con il 3x2, ed è il fungo con sopra il ranocchio che indossa la corona. È tutto in argento e devo dire che questo qua è stata una sorta di ripiego, tra virgolette, perché adesso sta andando a ruba la vecchia fatina sul fungo. Non so se vi ricordate, forse del 2016. Adesso appunto la vedo in vendita sui gruppi a dei prezzi spropositati, ma proprio spropositati. Non escludo di comprarla, però non ai prezzi che sto vedendo. E appunto questo qua è stato un ottimo ripiego, diciamo che anche loro l'hanno scelto e l'hanno fatto proprio per andare a sostituire quel charm, secondo me.
Il fungo è fatto molto bene, mi è piaciuto perché appunto è tutto in argento. La porta è esattamente come la porta della collezione, mi sembra che è dell'autunno 2019, mi pare. E quindi ha questa porta a forma di cuore, tutti i buchi che dovrebbero essere i puntini bianchi del fungo. Anche il ranocchino, il rospetto è fatto molto bene. Devo dire che è fatto molto meglio dal vivo, cioè si vede molto meglio dal vivo che non dalle foto. E ha anche un'espressione abbastanza carina, sembra che sorrida. E ovviamente in testa ha questa coroncina che appunto richiama il principe Ranocchio. Quindi l'ho messo in questo bracciale che dovrebbe essere il bracciale che sto costruendo un po' a tema favole, tema animali fantastici, tema figure fantastiche. Un po' vedere. Ho preso anche questo, vado scorrendo, che è la ninfa. Ninfa che ho trovato sui gruppi di Facebook. Praticamente la mia ninfa non ha i fiori in testa perché era abbastanza scontata. Poi, vabbè, lasciamo perdere quello che è successo dopo, però. Ok. Diciamo che il prezzo iniziale è stato molto vantaggioso. Ma vabbè, la cosa bella di questa ninfa, vabbè, ovviamente la forma, che sinceramente mi piaceva molto di più della fatina sul fungo e quindi sono stata contentissima di averla trovata. Ed è un bitono perché il cuoricino che ha davanti è d'oro. Ha questo chignon dietro e come vedete la cosa bella di questa ninfa è proprio la lavorazione delle ali che ha, oltre, vabbè, al vestito, ma le ali gli danno quel tocco in più, secondo me. E non so se resterà qua, sinceramente, devo ancora capire il tutto. È scalza, quindi ha i piedi scoperti. Devo dire che sono anche fatti molto bene, anche se è usata perché è vecchia. E anche il vestito sotto, vedete le balze del vestito, tutta la gonna appunto che va intorno ai piedi. È fatta molto molto bene. L'unica cosa, non ho capito se ci sono due versioni o se questa è particolarmente usurata, perché ho visto anche una discussione dove una ragazza diceva: io ne ho comprate due, una in un negozio, una in un altro, le ho sempre tenute benissimo, una ha i fiori in testa e una non ce li ha, nel senso che sono più piallati. Ecco, la mia è la versione piallata. Non so effettivamente se è perché si è rovinato o meno. Anche la faccia è appena accennata, però si capisce bene l'espressione del volto, quindi mi piace, mi piace, mi piace. Poi ho voluto prendere per questo bracciale sempre a tema favole. L'ultima cosa che vi voglio far vedere è proprio questa, cioè la clip. Questa clip con questo super gioiello, questo super zircone grande che all'inizio non avevo notato con i saldi e poi verso la fine ho detto: ah, ma quella è una clip. Ah, benissimo, allora direi che va perfetta su questo bracciale, anche perché ho anche questo. Quello vecchio che vi avevo fatto vedere, vi uscirà anche questo dagli occhi, quello con tutto il pizzo laterale di questi fiori di argento. Quindi ho pensato, questo qua sicuramente ci sta molto bene, è una super clip preziosa, ci sta. E come vedete appunto ha questi due grossi zirconi centrali circondati da tutti gli altri zirconcini piccoli e sul lato ci sono tutti questi cuoricini forati. Quindi è super romantica, super preziosa, super favolosa, super fiabesca, diciamo, ecco. Devo ancora capire bene come organizzarmi, però questi ragazzi sono tutti i miei acquisti che ho fatto tra gennaio e febbraio con i saldi e non. E adesso aspettiamo tranquilli, tranquilli la collezione primavera che dovrebbe uscire il 5 di marzo. Vediamo un po' se è vero o no. Vi ricordo ancora di aiutarmi per il mio progetto dei mini tutorial, quindi se avete delle richieste di tutorial, scrivetemeli giù nei commenti, io cercherò di parlare il più veloce possibile e di essere il più possibile sintetica. Vi saluto, al prossimo video. Ciao!